Alcune volte immagino la mia vita come una costruzione, tipo una piramide. Alla base ci sono tutte le cose certe e scontate: lo spazio, il tempo, la forza di gravità, le sensazioni, la vista, l'udito e gli altri sensi. Questi, non so come chiamarli, pensieri, sono dei mattoni. Sopra i mattoni alla base, cioè i concetti come spazio, tempo e questi qua, ci sono tutte le cose che possiamo dedurne, tipo il fatto che se cado mi faccio male. Tutte le mie convinzioni, gli obiettivi e le cose che faccio sono mattoni, che fanno affidamento su altri mattoni, quindi ogni pensiero che faccio ha bisogno di premesse certe. E lo so che non c'è nulla di certo in questo mondo, ma dato che devo costruire, le cose più probabili le do per vere. Io so che le medicine mi fanno bene quando sto male, quindi poi quando sto male mi prendo le medicine. Questo è un mattone. La sua premessa è il fatto che io mi fido della medicina e della scienza. Quindi l'importante di un mattone è che se hai voglia di costruirci sopra, l'importante è che sia resistente, cioè che le premesse dei ragionamenti devono essere affidabili. Le relazioni d'amore sono fragili e incerte. Ora, noi abbiamo qua l'inizio della nostra fantastica relazione. Sopra questo mattone, però, non saremo mai sicuri di poter costruire. Allora ci fidiamo e speriamo per il meglio. Il dialogo e la sincerità sono fondamentali per essere più sicuri sulla solidità della nostra base, perché ovviamente sapere delle cose vere aiuterà a costruire una base più solida, mentre credere a cose non vere rischierebbe di farci costruire su dei mattoni che non esistono e quindi, insomma, fare un casino colossale. Ok, noi possiamo costruire e costruire e possiamo convivere, sposarci e fare figli e un sacco di altre cose, anche meno importanti, tipo andare al cinema. Tutte queste cose si reggeranno sulla nostra base, che è la relazione. E quando una relazione termina, noi stiamo sfilando il mattone della base, e quindi tutte le cose che si reggevano su quel mattone crolleranno, o meglio, crolleranno se la relazione finisce in maniera improvvisa. Il nostro mattone si rompe tutto, ma proprio tutto quello che c'era sopra crollerà, lasciando un buco nella nostra struttura. Se invece la cosa è più tranquilla, tipo quando ci si lascia pacificamente, non che io abbia mai visto una coppia lasciarsi pacificamente, allora è più probabile che noi abbiamo avuto il tempo necessario per costruire nuove basi a quelle cose che si reggevano solo sul mattone relazione, e quindi i danni saranno limitati. Ovviamente se la relazione non è una roba seria, tipo sposiamoci, facciamo figli, non c'è poi così tanta roba in ballo, si può rischiare, siamo giovani, e quindi tutto il discorso sulle relazioni era una scusa per esporre la mia teoria dei mattoni. Il fatto è che per costruire certe cose alcuni mattoni non dipenderanno mai solamente da me, e quindi saranno sempre per forza meno prevedibili di altri mattoni. E questo vale molto per le relazioni d'amore, ma vale anche un po' per tutto, tipo anche nel lavoro o nelle cose. Insomma, per ottenere qualche cosa bisogna sempre trovare un compromesso con il rischio. No, no, in verità sono tutte stupidaggini, sono tutte balle, volevo solo darmi delle arie come intellettuale e poi insomma infilare una piramide finalmente in un video, così insomma. Voi comunque mi raccomando, iscrivetevi nella circonferenza del mio canale e iscrivetevi al canale e condividete, anzi no, non fatelo, non ditelo a nessuno, mi raccomando, perché è roba segreta, segreta, non ditelo a nessuno, non azzardatevi a condividere. Madonna santa, spero di essermi io spiegato bene col mio discorso sui mattoni e sul rischio e sulla solidità delle basi. Ogni tanto mi piace esporre le mie teorie da pazzoide, quindi...